regolarizzare piccole difformità o irregolarità strutturali per rivitalizzare il mercato immobiliare e per tutelare i piccoli proprietari di immobili che attendono da decenni di regolarizzare la propria abitazione e spesso non riescono a ristrutturare o a vendere. È l'obiettivo del piano casa, che interessa circa l'80% del patrimonio edilizio italiano, secondo uno studio del Consiglio Nazionale degli Ingegneri. Un pacchetto di norme volute dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture per regolarizzare gli immobili italiani, così come chiesto anche dalle amministrazioni territoriali, dalle associazioni e dagli enti del settore edilizio. Nel piano casa vengono regolarizzati tre livelli di difformità. Nel primo livello si tratta di difformità di natura formale, secondo il Sole 24 Ore, legate all'interpretazione delle norme vigenti. Ci sono poi le difformità interne ed esterne, lievi modifiche come spostamenti di tramezzi, soppalchi, nicchie, balconi, finestre e le aperture di porte. Modifiche che bloccano la circolazione degli immobili e ingolfano gli uffici comunali. Poi c'è il terzo livello, le difformità che potevano essere sanate solo all'epoca dell'intervento, non sanabili oggi a causa della disciplina della doppia conforme, una norma che non consente agli interventi datati nel tempo di essere regolarizzati, perché richiede un incrocio di verifiche difficili da superare. Un doppio paletto che il decreto intende eliminare. Non c'è nessun condono generalizzato, l'obiettivo è semplificare la vita ai cittadini, ha chiarito il ministro dei Trasporti e Infrastrutture Matteo Salvini. I dettagli sono ancora da definire, ma il piano non riguarda abusi esterni o zone sismiche, archeologiche o ville abusive sulle spiagge. Il piano casa sarà presentato tra qualche giorno al Consiglio dei Ministri, nel secondo step arriverà in Parlamento.